In quest'auto abbiamo trovato cose veramente assurde. Ben due gamberi della Louisiana e una sigaretta, strana, non finita. Ma partiamo dalle condizioni generali dell'auto. A breve vi dirò anche la spesa che ha dovuto affrontare il cliente. Ma mi raccomando, prima di insultarci con ferocia, ragionate un attimino con calma e fatevi due calcoli in base a quello che sto per dirvi. Come potete ben notare, l'auto è arrivata in condizioni pietose, così descritta peraltro anche dal proprietario. Considerate che sono stati necessari ben due giorni di lavorazione e la cifra da noi richiesta è stata di 500 euro. E ragazzi, tenete conto che è sempre compreso di IVA. Pensi che sia idonea la cifra da noi richiesta o è pura follia? Come potete ben notare da sotto il tappetino, quest'auto non è stata lavata per molti anni, quindi è inevitabile che ci vogliano due giorni per pulirla. Ma ecco che iniziando a smontare tutto il veicolo troviamo le prime sorprese. E questa è davvero, secondo noi, la cosa più strana che abbiamo trovato dentro un'auto. Ora proseguiamo con le lavorazioni. Partiamo dalla prima aspirazione che ci permetterà poi di lavorare con più serenità all'interno del veicolo. Ed ecco che smontando gli ultimi due sedili troviamo il secondo gambero ormai mummificato e questa sigaretta che a parer nostro era magica. Comunque, tornando al discorso dei 500 euro, ragazzi, la nostra non è una pulizia superficiale. Nelle lavorazioni, come in questo caso, andiamo a smontare quasi tutte le componenti per riuscire ad aggiungere dei punti che non si potrebbero mai pulire con una pulizia basica, diciamo. E c'è da tener conto anche che quest'auto ha delle dimensioni abbastanza importanti, così come il numero dei sedili, che in questo caso sono 7. E direi anche molto sporchi, dato il colore dell'acqua che abbiamo estratto. A seguire interveniamo sulla tappezzeria, quindi effettuando un lavaggio a ricircolo, passando poi alla cura minuziosa di tutte le plastiche della vettura. Ed anche questo passaggio possiamo garantire che è stato veramente lungo, anche perché il nostro lavoro non prevede semplicemente di strofinare un panno su una superficie sporca. Ma ecco che rimontiamo l'interno e questo è il risultato finale. Secondo il nostro parere siamo riusciti a recuperare sicuramente qualche anno di vita su quest'auto, oltre a un po' di valore che aveva ovviamente perso con la mancanza di cura. Facci sapere direttamente nei commenti se il risultato che abbiamo raggiunto è stato ottimo e rispecchiava la spesa che ha dovuto spendere il cliente, e se il video è stato di tuo gradimento puoi lasciare un like e magari condividere anche con i tuoi amici, oltre ad invitarti a seguirci anche sugli altri canali social, dove tutti i giorni postiamo un sacco di lavorazioni e soprattutto molti casi simili a questo. Vi ricordo che noi siamo in via Piaggio 38 a Paderno Dugnano in provincia di Milano. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso con noi questi due minuti e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio forte.